Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e oggi, come avrete già capito sicuramente dal titolo, vi porterò questa la mia prima partita su Crysis 3. Infatti è uscita, mi sembra ieri o l'altro ieri, comunque questione di giorni, di ore forse anche, la beta di Crysis 3. Un gioco che uscirà, se non sbaglio, il 22 febbraio. E sapete che io sono aperto a molti altri giochi e quindi vi porterò oggi questo gameplay, la mia primissima partita. Devo dire che avevo giocato a Crysis 2, ma online avevo fatto tipo una o due partite. Avevo giocato alla storia, ma non ricordavo molto bene tutto come funzionasse, diciamo. Quindi io adesso farò schifo questa partita, mi sembra. Non farò un grande punteggio, però era giusto per vedere com'è. E devo dire che sono rimasto all'inizio un po' stranito dal gioco in sé, ma devo dire che la grafica è davvero fatta molto molto bene. I movimenti sembrano naturali, molto naturali. Il gameplay è strutturato bene perché comunque si possono fare tantissime diverse cose. Ecco, vedete che nel gameplay invece di andare a uccidere la gente saltavo in giro per capire un po' come funzionasse. Ecco, all'inizio non mi trovavo bene nemmeno con i tasti perché ero abituato a Battlefield con la levetta a destra per abbassarsi. Quindi, vabbè, quello lo cambierò nella prossima partita, ma non ve la farò vedere ora. Quindi, beh, sì, devo dire che non è davvero male come gioco, si possono fare tante cose da tante alternative. Diciamo che è un buon cambiamento dal solito sparatutto ultra realistico perché è fatto bene, ma non è realistico, cioè è una cosa un po' più verso Halo, però comunque non è troppo fantasioso, non ci sono questi grandissimi. Cioè, è fatto bene, non saprei che dire. Poi, vabbè, una cosa che è da capire, e che ho capito soltanto più là, è questo fatto dell'armatura e dell'invisibilità, come usarli efficacemente. E beh, sì, noterete che non sono proprio il più pro del mondo a questo gioco, però come prima partita devo dire che non me la sono cavata male, dovevo ancora capire un po' tutto. E beh, sì, un bel gioco, mi piace la grafica, mi piace questi movimenti, mi piacciono le varie possibilità che ti dà il gioco. Si possono, ecco, ad esempio adesso avete visto questo pugno dall'alto così, che può uccidere anche più di un nemico alla volta. Ho fatto una doppia una volta, mamma mia che pro. E quindi beh, sì, un bel gioco. Ci giocherò, vedrete del gameplay anche da qui, se quando avrò voglia di registrare. Non aspettatevi dei grandissimi punteggi perché avrete già capito che non sono proprio un pro a giocare. E poi, vabbè, la prima volta che gioco, cosa vi volete aspettare? E beh, devo ancora capire un po' la meccanica del gioco. Sfortunatamente nella beta, vabbè, ci sono solo due mappe, però c'era da aspettarsela anche questa. Comunque è soltanto una beta. Ma non è sicuramente fatto male. Ci sono magari delle cose da migliorare così, però è davvero bello. Mi sono anche divertito a fare un po' Hunter, cacciatore, che è l'altra modalità di gioco. E mi ricorda un po' ai giocatori di COD. Potrebbero essere strappati indietro nelle loro bellissime memorie. Oddio, bellissime. No, dai, non odio COD. Oddio. Vabbè, in ogni caso, sì, c'è questo. Chi si ricorda Infetto di Modern Warfare 3, c'è anche qua una cosa simile che è Cacciatore. In effetti è un po' diverso, è un po' fatto meglio, però ci può stare. Quello che vi consiglio è assolutamente di scaricare la beta, perché comunque non vi costerebbe niente, scaricare una beta che tanto, vabbè, è gratis. Pesa 1 giga e 48 se non sbaglio. E vabbè, questa partita qui finisce, non era lunga, sono entrato mi sembra a metà partita. Però devo dire che ho fatto 4-3, quindi ma sì, dai. Questi sono i miei highlights. Mamma mia. Guardate quanta proezza tutta in una volta. Oh sì, sono troppo pro.
Vabbè, adesso a parte le cazzate, questo video è finito. Se volete vedere altri contenuti di Crysis 3, fatemelo sapere, mettete un bel mi piace. E mi raccomando, continuate a seguirmi, anche se ultimamente non sto caricando molti video, adesso vedrete che arriveranno. Bella ragazzi, al prossimo video, ciao!